oggi polpettone con cipolle caramellate, gorgonzola e asparagi. Ecco gli asparagi, abbiamo preso un mazzetto, abbiamo tagliato solo la parte morbida, l'abbiamo fatta a pezzettini, li abbiamo messi in una padella con olio d'oliva e li abbiamo lasciati rosolare per 3 o 4 minuti in modo da che siano più croccanti e anche più gustosi. Abbiamo affettato le cipolle rosse di Tropea che adesso metteremo a caramellare. Dopo pochi minuti le cipolle si saranno insaporite e cominciamo a stufarle aggiungendo liquido. Intanto cominciamo con un bicchiere di acqua. Aggiungiamo ancora un mezzo bicchiere di aceto. Abbiamo utilizzato l'aceto di mele solo perché avevamo questo in casa, ma mettete pure l'aceto che avete. Mettiamo il coperchio e lasciamo andare fino a quando i liquidi si assorbano. Assaggiate per decidere se c'è bisogno di più zucchero, più sale, più olio o più aceto, oppure ancora un goccino d'acqua, ma le cipolle devono andare ancora per una mezz'ora. Ecco le cipolle caramellate ben bene, avevo detto mezz'ora, invece sono passati quasi 50 minuti, ma devono essere così, devono assorbire tutto il liquido, altrimenti il liquido fuoriesce nel nostro polpettone. E allora il ripieno del polpettone è pronto. Queste sono le cipolle, avevamo fatto gli asparagi, abbiamo tirato fuori il nostro gorgonzola e mettiamoci a lavorare all'impasto. Ed ecco qui, facciamo il pane a piccoli pezzettini, si tratta di pane di segale e pane integrale e lo ammolliamo con un po' di latte tiepido. Ecco l'impasto del nostro mega polpettone. Abbiamo 750 g di carne macinata mista suino e bovino, 150 g di pane integrale che abbiamo ammollato in 125 ml di latte, mettiamo 50 g di pecorino, 2 uova, prezzemolo, pepe, olio di oliva extravergine. Via, andiamo con l'impasto. Abbiamo steso il nostro polpettone e adesso lo copriamo di zola. In che quantità? Beh, dipende dalla vostra golosità. Partiamo da 2 etti e anche 2 etti e mezzo, via, ci stanno. Eccolo il nostro polpettone goloso, pieno di zola. Aggiungiamo le cipolle caramellate con gli asparagi. È pronto per essere arrotolato ed è qui il bello, speriamo bene. Eccolo qui, a 4 mani siamo riusciti a realizzare un bellissimo polpettone, oserei dire quasi perfetto. Io lo chiamerei Covid polpettone, che è l'ideale per tirarci su. Adesso però lo impacchettiamo, così quando lo mettiamo in forno a 180 gradi non si allarga, mantiene questa sua bella forma. Poi magari dopo una mezz'oretta lo spacchettiamo, così diventa bello bello, non so che taglia, dai. Il Covid polpettone è stato impacchettato per andare in forno, vi faremo sapere. Polpettone pronto, l'abbiamo tenuto in forno ventilato 180 gradi, i primi 30 minuti coperto e poi altri 20 minuti scoperto affinché facesse questa bella crosticina. Ed eccolo qui, guardate quanto è bello, guardate l'interno, come si vedono bene gli asparagi, le cipolle caramellate, il formaggio zola. Ecco qui una bella fettina per voi. Buon polpettone a tutti, siamo nel periodo pasquale, non ce lo dimentichiamo, anche se stiamo a casa. E andrà tutto bene.